È una Vibonesia da sogno, quella che torna a casa dopo una trasferta in terra di Sicilia. La squadra di Boucher cala in un poker alla Sant'Agata e fa 2 su 2 in campionato, oltre alla vittoria in Coppa Italia, salendo in vetta alla classifica insieme a Licata. Su tutto, luccica il gioiellino di Alessio Esposito, che al 40esimo dal cerchio di centrocampo vede Iovino fuori dai pali e calcia trovando un gol da Cineteca, una rete straordinaria che sta facendo il giro del web. La formazione rosso-blu era già passata in vantaggio al primo vero affondo, con Vitto Servellatore che mette dentro un pallone perfetto per la corrente Gaeta, bravo nel coordinarsi e nell'insaccare la sfera al volo di destro. Il Sant'Agata prova a reagire, ma come detto al 40esimo arriva il raddoppio spettacolare di Esposito. In avvio di ripresa il Tris porta la firma di La Torre, che risolve Mischia con una battuta ravvicinata. Pochi istanti dopo la traversa nega il gol a Convitto, ma nel recupero l'arbitro vede un tocco con il braccio in aria e concede il rigore. Dal dischetto Tandara cava il poker. Sapevamo che il Sant'Agata era una squadra attrezzata, una squadra con entusiasmo, una squadra che vive su questo. Quindi, quando si incontrano queste squadre, bisogna affrontarle, secondo me, con il piglio giusto. Perché se poi prendono il pallino del gioco in mano e l'entusiasmo arriva al massimo livello, ti mettono in grande difficoltà. E la nostra squadra deve sempre lavorare su questo. Quindi, quello che io ho chiesto questa settimana è di affrontare questa partita come se fosse l'ultima della vita, perché non mi nascondo dietro un dito e quindi non voglio mai che i miei giocatori, i miei ragazzi affrontano le partite in maniera superficiale, perché magari sulla carta il Sant'Agata, al cospetto di un Trapani, di un Licata, di un Lamezia, di un Siracusa, magari può far abbassare un po' la guardia. Anzi, per me queste squadre sono squadre dure da affrontare. Se le prendi con ritmo basso ti mettono in difficoltà, quindi a maggior ragione vanno preparate meglio di altre gare che magari sulla carta hanno un'importanza maggiore. Quindi i ragazzi sono stati molto molto bravi a fare questo e poi, ecco, mi è rimasto impresso, questo va oltre la partita, che il presidente Caffo arriva ora dal mister, mi dice grazie mister. L'abbiamo preparata bene, come stiamo preparando, anzi come prepareremo da domani già le prossime partite. Sapevamo che non era una partita facile, però abbiamo trovato subito il gol e questo è stato importante, diciamo. Come sempre noi siamo un bel gruppo. Poi ripeto, il gol trovato, anche perché all'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, i primi 10 minuti stiamo facendo un po' di fatica. Poi il primo gol ha aiutato molto a sbloccare la partita.